Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo episodio su Clash Royale. Allora, ieri abbiamo visto come scaricarlo, come farlo funzionare, mentre adesso vorrei fare qualcosa di diverso. Prima di tutto vorrei aprire due forzieri, un Golden Chest e un Silver Chest. Voi non vedete il Golden Chest perché prima per sbaglio l'ho aperto, ma non preoccupatevi perché ho registrato tutto, quindi vi inserisco il video. È una Silver Chest che ovviamente andrò a gemmare perché mancano 14 minuti e sinceramente mi rompo di aspettare. Poi, visto che sto registrando, due gemme si possono buttare, dai. Come ho ottenuto la Golden Chest? Tramite Crown Chest, che vuol dire che dobbiamo cercare di distruggere 10 torrette nemiche per avere questa cassa. E come si sa, dobbiamo aspettare un tot di ore per aprirla, a meno che non andiamo a gemmarla. Vediamo cosa possiamo ottenere in queste due casse. Allora, nella Golden Chest possiamo trovare 10 carte e una carta rara. Invece nella Silver Chest 3 carte. Quindi, dai, sono abbastanza importanti queste due chest. Poi che dire, ieri non vi ho detto niente riguardo le arene. Io sono in Goblin Stadium con 0 più trofei e possiamo sbloccare questo tipo di carte. Poi man mano che saliamo i trofei andiamo in altre arene, quindi Arena 2, 400 più trofei e possiamo trovare questi tipi di carte. E queste due con il punto interrogativo che non so che carte sono, ma sicuramente saranno delle carte segrete. Poi Barbarian 800 più trofei, questo tipo di carte, e già iniziamo a vedere qualcosa di serio, tipo i barbari, la capanna dei barbari sicuramente, e due carte punto interrogativo. Poi con 1100 più trofei Pekka Playhouse, e come vedete c'è una Tesla, i Nomatori. Poi gli sgherri che qui si chiamano i minions, se non sbaglio. E poi Spell Valley, 1400 più trofei. Quindi già si inizia a vedere uno stregone. Poi questa penso sia una pozione come in Clash of Clans del terremoto, del veleno. Boh. Sono solo supposizioni, ma penso di sì. Poi Royal Arena, 1700 più trofei. E questo credo che sia un generatore di Elisir che va piazzato in battaglia e quindi ci darà più Elisir, credo però. E poi infine Legendary Arena, 3000 più trofei che non vedo carte da sbloccare, ma sicuramente sarà in fase di aggiornamento. Poi molte persone, i più forti al mondo, sicuramente avranno già raggiunto questo traguardo e quindi la Supercell sicuramente aggiungerà altre arene, perché sennò che fa? Finisce il gioco. E niente, allora partiamo con la prima Golden Chest e l'apriamo subito. Ok, 70 dinar, quindi si aggiungeranno i miei soldi, quindi 117 di oro. Ok, miglioramento per il bomber, quindi lo spaccamuro. Miglioramento per Spear Goblins. Ok, per il re, per 4 abbiamo trovato 4 carte per lui. E finalmente la capanna dei muratori, cioè che capanna dei muratori, la capanna dei goblin, sì, grande, grande. Ok, benissimo così. Ok, andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato con la Golden Chest. Allora, ovviamente la capanna dei goblin, ragazzi, che come vi ho detto è abbastanza fastidiosa schierarla in battaglia perché farà spawnare ogni tot di secondi dei goblin, quindi sarà abbastanza fastidioso per il nostro nemico e quindi, come ho visto in altri video di altri giocatori, la piazzerò alle spalle delle mie difese, così loro avranno, cioè il mio nemico avrà molte più difficoltà a cercando di distruggermela, quindi farò così. E poi dei potenziamenti per questi goblin, la Valchiria, abbiamo fatto salire che non voglio farlo ora perché ho pochissimi gettoni d'oro e quindi poi vedrò in futuro cosa fare. E vai, adesso apriamo la Silver Chest, quindi open, open. Vediamo un po'. Ok, 24 di gold. Potenziamento per il re, potenziamento per l'arciere e potenziamento per la Fireball. Quanto mi costa aprire questa? Start, unlock, vabbè, mettiamola subito. E 18 gemme, 18 gemme, quindi sprechiamole subito, dai, non c'è problema. E vediamo un po'. Ok, altri 22 di oro. Potenziamento
Potenziamento per le spie al Goblins. Potenziamento per l'arciere. Un altro potenziamento per il re. E basta così. Poi quell'altra, cioè, adesso la metto ma non voglio gemmarla, poi vedrò cosa fare. Qui mi dice che ho due cose da poter fare, come vedete le valchirie, posso passare di livello con 50 di dinar. E sì, facciamolo subito, dai. Ci darà più 7 di danno, quindi è fatto bene, lo voglio fare. Vediamo un po', ok, perfetto. Hit points più 80, damage più 7 e area damage più 11, quindi è fatto bene così, mi piace, mi piace. E quindi cosa possiamo fare adesso? Ovviamente una battaglia contro qualcuno. Ma prima di iniziare, molti di voi mi hanno detto che di creare un clan, di entrare tutti insieme, ma non lo so, per il momento io preferisco aspettare finché non esce la versione definitiva su Play Store, perché dai, non voglio portare sfiga, ma mettiamo caso che noi creiamo il clan che costa poi 1000 dinar se non sbaglio, e poi quando esce la versione definitiva su Play Store dobbiamo iniziare da capo e ovviamente abbiamo buttato dei soldi, quindi io vorrei aspettare un po', ma se qualcuno di voi ha già aperto un clan, io posso entrare tranquillamente, non ci sono problemi. E andiamo subito a fare una battaglia, ragazzi. Andiamo, proviamo. Vediamo chi sarà il nostro fortunato sfidante. Ok, contro Destroyer KRC. Lui è livello 3, io livello 3. Ok, vediamo un po' come giocare questa partita. Direi di schierare subito. Ah, lui schiera una Valchiria e io schiero anche una Valchiria. È una witch. Benissimo. Anche lui ha la capanna, ragazzi, avete visto? Anche lui ha la capanna, dobbiamo distruggerla a tutti i costi. Io la metterò anch'io adesso che posso sbloccarla. Così vi faccio vedere, la metterò alle spalle delle mie strutture qui. Ok, e adesso inizieranno a spawnare dei goblin, come vedete. Ok, la mia witch sta distruggendo la difesa, benissimo. Allora, difendiamo un po' con il re qua, se no ci fanno il culo subito. Ok, vai, 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 re, distruggilo, distruggilo. Andiamo anche con uno spaccamuro, perfetto. Ok, così va bene. Ci ha distrutto, ragazzi, ci ha distrutto. Ma non è ancora detta. Cioè, non si può decidere qui il combattimento, perché ce la farò a distruggerlo, non vi preoccupate. Distruggiamo questa Valchiria a tutti i costi. Bravo, bravo, torretta mia centrale, grande. Schieriamo dei goblin e vediamo se riusciamo a distruggere la sua torretta, che manca pochissimo per farlo. Ok, ce la facciamo, perfetto, perfetto. Adesso non ci resta che distruggere la torretta centrale per vincere, no? Schieriamo una Valchiria. Vai così, vai, stiamo facendo un botto di danni, ragazzi. Vai con il re, vai con il re. Ok, abbiamo anche una Valchiria. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Vai, vai così. Ce la possiamo fare? Sì. Ok, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Perfetto così. Ti ho distrutto, caro amico mio. Vabbè, facciamo così la risata. E abbiamo ottenuto una Silver Chest. Ok, no. Dopo, perché ci dice di votare il gioco su Play Store. E come vedete, visto che ho distrutto due difese, si sono aggiunte due corone alla mia Crown Chest, quindi me ne mancano altre 5 per sbloccare la Golden Chest. E dai, andiamo a fare una seconda battaglia. Vediamo un po' chi sarà ora. Contro Xdalex 47. Va bene, Xdalex, buona fortuna, glielo diciamo. Good. Ok? Allora, iniziamo subito con un bellissimo gigante. E mandiamolo dritto sulla sua difesa. Schieriamo anche una Valchiria e vediamo un po' lui come si difende. Ok, ha schierato anche lui una Valchiria. Sì. Ok, perfetto. Andiamo anche di moschettiere e vediamo un po' cosa succede. Oddio, ragazzi, guardate quello che ha, il principe. È OP, mi hanno detto, il principe, eh. Mi hanno detto che è abbastanza OP, maledetto. Dobbiamo distruggerlo, ragazzi. Dobbiamo distruggerlo. Vai, dobbiamo farlo in fretta. Farlo in fretta, cacchio. Non vedo l'ora di schierare la capanna dei goblin, così gli diamo un po' di fastidio. Anche se un giocatore abbastanza esperto, si vede. Ok, mettiamola qui. Perfetto. Dobbiamo difenderci, ragazzi. Dobbiamo difenderci. Questo ci massacra, se no. Ok.
Ma questo ce la fa a distruggermi, ce l'ha fatta, cazzo, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ok, andiamo un'altra volta di gigante e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Sicuramente metterà di nuovo il principe, ne sono sicuro. Maledetto, avete visto? Quindi dovrò cambiare un po' posto qui per attaccare, ma sinceramente sono ancora nabbo, quindi non so ancora giocare benissimo. Il principe è veramente forte, ragazzi, avete visto? Quindi è una carta abbastanza OP, la devo sbloccare a tutti i costi, lo sapete. Ok, andiamo di Valchiria. Devo difenderlo, non devo farlo andare lì, perché sennò ci distrugge tutto. Punzecchiamo questo gigante, non facciamolo arrivare sulla torretta centrale. Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, gigante ammazzato. Andiamo così di nuovo di moschettiere. 60 secondi mancano, ragazzi. Ora l'elisir è per 2. Quindi andiamo così. Di nuovo di gigante, mo lui schiera di nuovo il principe, ovviamente. E noi mettiamo la witch. Vai con la witch. Tanto adesso il principe se la prenderà con il nostro gigante. Andiamo di Valchiria. Ok. Vai, vai, vai. Vai che lo ammazziamo, sto stronzo di principe, vai. Vai di moschettiere. Ok, vai, vai, vai così, vai così, vai. Mancano 28 secondi. Ce la possiamo fare, ragazzi. Possiamo distruggerlo, la sua difesa. Benissimo. Grande gigante. Ora dobbiamo attaccarlo a tutti i costi. Vai, vai. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Adesso schiero anche ovviamente la mia capanna dei goblin e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. 10, 9, 8, 7, 6. Vai, vai, ce la possiamo fare. Cioè, no, non credo che ce la facciamo, però gli sto dando tanto fastidio. Sudden Death, il primo che distrugge una difesa vince, ragazzi. Io ce la posso fare. Vai, vai così, vai così. Ce la posso fare, ce la posso fare. Certo che ce la posso fare, dai, manca pochissimo. Vai! Sì, ragazzi, abbiamo fatto altre 3 stelle, abbiamo massacrato questo. Thanks. Ok, grazie, grazie, amico. Lo abbiamo distrutto e lui aveva il principe, vi rendete conto? Aveva il principe, quindi era abbastanza OP. Anzi, che dico, OP, perché è una carta rarissima, io lo voglio anch'io il principe. E quindi complimenti, è stato bravissimo lui, è stato bravissimo, soltanto che doveva giocare meglio. E che dire, ragazzi, io finisco il video qui, spero che vi sia piaciuto e ditemi voi se devo continuare, perché a me piace questo gioco, mi piace tantissimo e da un casino di tempo che non vedevo l'ora che uscisse anche per Android. Comunque, ciao a tutti, ragazzi.